Innanzitutto saluto tutti i presenti, mi presento anche io, ho una formazione economica, non so assolutamente nulla di farmaci, di medicina, ho la passione per i farmaci come tutto, quello che cerca la pillola della felicità, no? E cercherò, con l'aiuto di qualche dato, di dare alcuni aspetti che riguardano la recente evoluzione della spesa sanitaria. Spesso noi trattiamo la sanità come un compartimento stagno, cioè dimenticandoci che fa parte di un complesso di spese che vanno a tutelare, cioè finalizzata alla protezione sociale. E se uno prende i dati degli ultimi 20 anni si accorge che la spesa sanitaria è stata una delle componenti del bilancio pubblico che è cresciuta ad un tasso più sostenuto. L'importanza di questa spesa appare del tutto evidente se noi consideriamo ad esempio che su 800 miliardi che è la spesa pubblica complessiva di tutta la PA, di tutta la pubblica amministrazione in Italia, su 800 miliardi, 100 miliardi servono per pagare gli oneri per il servizio del debito, quindi gli interessi passivi sul debito pubblico, circa 2.200 miliardi. Ne rimangono 700 miliardi che tecnicamente viene definita spesa primaria, cioè la spesa per i fini istituzionali delle amministrazioni. Di questi 700 miliardi che rimangono, quasi 500 servono per la protezione sociale, vengono utilizzati per la protezione sociale, 325 mila per il pagamento delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, circa 110 mila per la sanità pubblica e ne rimangono circa 35-40 mila per i servizi assistenziali, cioè quelli che dovrebbero rappresentare, no, il cuore di tutto il sistema di protezione sociale. Residuano quindi 200-230 miliardi che servono per erogare tutti gli altri servizi alla cittadinanza, che vanno dall'amministrazione della giustizia, dalla difesa del territorio nazionale, dai servizi di polizia. Quindi questo dato vi fa riflettere sull'importanza della spesa sanitaria. Sui giornali vedete sempre che si accentra l'attenzione sulla dinamica della spesa sanitaria. La spesa sanitaria dal 2000 al 2014 è cresciuta ad un ritmo, ho detto prima, molto sostenuto, circa il 60%. Il PIL nominale, cioè il PIL a prezzi correnti del Paese, è cresciuto del 30%, quindi immaginate come la crescita sia stata superiore. Ma in realtà, nonostante tutti i problemi che ha il finanziamento della spesa sanitaria pubblica, la grandezza che dovrebbe suscitare le più maggiori preoccupazioni è la spesa previdenziale. Perché? Perché la sanità è aumentata di circa il 60%. La spesa previdenziale negli ultimi, dal 2000 al 2014, è aumentata del 130%, no? Ed è la spesa che è più difficile da contenere, perché ci sono i diritti acquisiti, ci sono tutta una serie, no? Anche difficile dal punto di vista poi politico, nonostante tutte le riforme che sono state fatte, è la spesa più difficile da contenere. Quando stavo per circa 10 anni ho lavorato alla commissione tecnica, alla ragioneria, quando c'era l'ex ragioniere, raccontava Monorchio, che ha partecipato alla... Ecco, lui dice, vedevamo questa gobba previdenziale, no? Quello è il problema fondamentale. Noi è più facile ovviamente tramite i tagli lineari ridurre il finanziamento della sanità, molto più difficile andare a incidere su quella che è la componente principale della spesa per la protezione della salute, validità, invalidità, vecchiaia e superstiti. Perché? Perché se noi facciamo un giro qui nella nostra città, vediamo che ogni 100 persone che incontriamo, più di 30 percepiscono un trattamento previdenziale, una pensione. Se facciamo la stessa passeggiata a Berlino, a Parigi, no? Vediamo che poco più di 20 percepiscono una pensione, no? Quindi questo è un problema particolarmente importante. Lo squilibrio che c'è nella ripartizione del welfare è data dal fatto che il nostro paese spende per la previdenza circa il 66% di tutta la spesa per il welfare, se ne va per la previdenza, contro una media europea di poco superiore al 55%, quindi 11 punti in più della media europea, e spende per la sanità un pochetto meno inevitabilmente degli altri paesi. Però detto, chi governa la spesa pubblica deve avere tutti insieme, non è che può considerare perché spendiamo di meno di qua, deve considerare tutte le spese destinate alla protezione della salute. Un dato molto interessante qui, per dare un'idea, no, di quanto aumenta, qualche numero, per dare un'idea di quanto è aumentata la spesa per la protezione della salute negli ultimi 14 anni, è aumentata di oltre il 4,2% all'anno, una cifra enorme. È enorme perché? Perché in questo periodo di tempo l'inflazione
è stata relativamente contenuta. Uno dei grandi vantaggi che ha ricevuto il nostro Paese dall'ingresso nella moneta unica è che il nostro Paese, che ha sperimentato per anni tassi di inflazione del 20%, l'ingresso nella moneta unica, no? I prezzi si sono ridotti drasticamente. Oggi abbiamo un'inflazione, oggi l'inflazione è quasi nulla, no? 0, la farina è sostanzialmente. Dal 2000 al 2014 il nostro Paese ha sperimentato un tasso di inflazione attorno al 2%, no? Prima del 1990 l'inflazione aveva raggiunto tassi prossimi al 22-23% all'anno, quindi immaginate cosa significa gestire una finanza pubblica con un'inflazione così. Oggi la situazione fortunatamente è molto cambiata. La spesa sanitaria è aumentata del 4% all'anno, però l'ultimo periodo va spaccato in realtà in due parti. Gli anni dal 2000 al 2008, in cui la spesa addirittura è cresciuta ad un ritmo, qui mi ricordo, ad un tasso del 7% all'anno, completamente incontrollato. Gli ultimi anni invece la spesa, il tasso di crescita della spesa sanitaria si è completamente azzerato, attorno allo 0,2%. Se uno però guarda i dati, perché noi guardiamo sempre la spesa sanitaria all'aspetto pubblico, in realtà bisogna considerare anche la componente che gli economisti chiamano out of pocket, cioè la componente di spesa privata, perché dove non paga uno, paga l'altro. E che cosa noto? Nell'evoluzione storica degli ultimi decenni, quando aumenta la spesa pubblica diminuisce la spesa privata per l'assistenza. Quando lo Stato garantisce una copertura maggiore delle prestazioni alla collettività, delle prestazioni sanitarie assistenziali, ovviamente le famiglie spendono di meno. Negli ultimi anni invece che cosa si è verificato? A partire dal 2008 sono state fatte incisive manovre per il contenimento della spesa sanitaria. Queste manovre che hanno ridotto la spesa sanitaria pubblica si sono verificate in un contesto economico caratterizzato da una fortissima recessione che ha spinto le famiglie prima a ridurre il cinema, il ristorante, poi andare a intaccare quelli che sono i beni e servizi fondamentali. Hanno ridotto drasticamente gli accertamenti diagnostici, le visite mediche. Pensiamo in questa regione, che sono i dati regionali dell'Istat, che le visite odontoiatriche, quindi una prestazione importante, quasi interamente out of pocket nel Lazio, è diminuita di quasi il 20%. Significa che le famiglie prima hanno rinunciato al cinema, ad andare a mangiare fuori, e poi sono andate pian piano a ridurre quelle che sono servizi fondamentali dell'essere umano, la tutela della salute, che dovrebbe essere il bene più prezioso che ha un individuo. E la spesa poi, vabbè, è cresciuta per tutti i comparti, ma perché è cresciuta la spesa sanitaria? Se uno prende i bilanci delle ASL delle AO, insomma il consolidato di tutti gli enti sanitari locali, si accorge che la spesa per gli stipendi è risultata sostanzialmente in linea con l'inflazione. Perché i rinnovi contrattuali, si è dato poco negli ultimi anni, i rinnovi del pubblico impiego non si sono neanche effettuati. Negli anni precedenti è stato dati piccoli incrementi, no, in relazione che consentissero ai lavoratori quantomeno di recuperare la perdita del potere d'acquisto connessa all'inflazione. Qual è stata la grandezza che ha fatto aumentare così tanto la spesa sanitaria? Sono state quelle che tecnicamente si chiamano i consumi intermedi, intermediate consumption, cioè la spesa delle ASL, delle AO, di RCCS pubblici per l'acquisto di beni e servizi, no? Perché? Perché uno degli effetti che ha prodotto il decentramento dei poteri in materia di tutela della salute ha fatto sì che le regioni, no, spendessero, avendo creato circa 20 centrali d'acquisto, poi moltiplicate sul territorio, ognuna addirittura per ogni provincia, ogni regione spendesse largamente per l'acquisto dei beni e servizi destinati alla tutela della salute. E tutti si concentrano, un dato che mi è sembrato interessante, è che tutti ci concentriamo, se aprite i giornali, a vedere quanto spendono, le differenze che ci sono per acquistare una siringa piuttosto che un farmaco, piuttosto che un dispositivo medico. In realtà la componente più dinamica non è quella che riguarda la spesa per l'acquisto di questi beni e servizi sanitari, ma la spesa che è cresciuta di più è stata quella per gli acquisti di beni e servizi non sanitari. Quando sono entrato all'università, che ero un ragazzetto, mi hanno spiegato: con l'outsourcing abbiamo risolto tutto, perché l'ospedale esternalizza tutti i servizi, esternalizza la pulizia dei locali, fa il catering, quindi esternalizza, affida tutti i servizi di ristorazione a aziende esterne, risparmiamo un sacco di soldi, l'amministrazione si concentra sul core business, no, otteniamo efficienza, maggiore, si dice, risultati
anche di vantaggio per il consumatore, per l'utente del servizio sanitario. Bene, negli ultimi anni quello che ha aumentato di più sono proprio tutti quei servizi che noi abbiamo esternalizzato. Qui ho dei dati ovviamente su base regionale. Mediamente oggi i servizi tipo la mensa, tipo la pulizia, tipo la lavanderia, tipo le consulenze non sanitarie, i servizi informatici, pesano per quasi il 18% del budget che hanno le strutture. Allora uno si domanda, ma erogano l'assistenza o servono per acquistare tutti questi? Una cifra enorme, no? Su ogni 100 euro 20 servono per i servizi non sanitari. Poi dentro bisogna aggiungere i servizi sanitari, tutte le altre prestazioni. Ed è un aspetto che spesso viene, questo ha riguardato ovviamente non solo la sanità, ma tutte le amministrazioni pubbliche. Io vengo dall'Accademia della Guardia di Finanza. Quando ho fatto il militare preparavamo noi soldati i pranzi. No? Oggi preparavamo noi, avveniva un po' di tutto, c'era in economia si chiama free riding, un ladrocinio, nel senso vedevi quello che andava via un pezzo di formaggio, no? Avveniva un po' di tutto, una gestione molto allegra, no? Poi si è detto, oggi chi mi capita di mangiare lì con loro, io non so, sono un civile, mangio con i generali, mangiavamo meglio noi, quando cucinavamo noi, che non avevamo, nessuno di noi era un cuoco, di oggi generali. E allora dice, avranno risparmiato? Non hanno risparmiato nulla, dai bilanci loro hanno le serie storiche, oggi spendono molto di più. E ti domandi, è giusta l'outsourcing allora? L'esternalizzazione è giusta, però siccome non è il Vangelo, andava applicata caso per caso. Soprattutto nel settore militare, nella sanità, nel settore militare uno si immagina che un esercito sia autonomo innanzitutto, no? Allora l'esercito italiano che è andato in Afghanistan a esercitare i soldati mi hanno fatto vedere che è l'unico esercito che non sa fare più nulla, nel senso che gli serve chi gli monta il campo, chi gli fa le riparazioni, che gli prepara i pasti, e mi hanno fatto vedere le foto dell'esercito vicino, è il campo dei Marines. Loro invece non hanno esternalizzato nulla. Perché? Perché dice un esercito deve saper fare tutto, non è può fare una gara, se avvengono, scoppia una guerra in Libia, arrivano quelli dell'ISIS, noi organizziamo una gara per la fornitura dei servizi, sarebbe una follia, no? Questa è poi c'era un altro dato importante, l'effetto connesso, vi ho detto prima, il controllo della spesa del personale, ha fatto sì che oggi l'Italia, peccato non ve la posso far vedere, l'Italia sia il paese che ha i medici più anziani di tutti i paesi europei. La percentuale degli ultra 55 anni supera nel nostro paese, arriva quasi al 50%. Significa che ogni due medici, uno ha 55 anni, 55 anni è giovanissimo dal punto di vista anagrafico, no? Oggi 55 anni fa una qualità della vita che ai nostri nonni non era minimamente pensabile. Però per la vita professionale che dura 40 anni circa, 55 anni è un'età già abbastanza avanzata. Considerate che nel Regno Unito la percentuale degli ultra 55 anni del National Service è a poco più del 10%. No? Per rendervi il Regno Unito, perché ho preso il Regno Unito? Perché il Regno Unito, il nostro servizio sanitario nazionale, si ispira al National Service. Però noi siamo italiani, quindi se speriamo al National, e abbiamo fatto la complessità, e spesso quello che mi fanno vedere alla Guardia di Finanza i motivi per cui avvengono è perché noi ammettiamo l'eccezione, quindi prendiamo il modello inglese, mettendo però delle eccezioni, non voglio sollevare polemiche varie, ammettendo però delle eccezioni che in Inghilterra non conoscono, no? Eccezioni che riguardano l'applicazione dei DRG, cioè le tariffe, quello sa applicano, quell'altro non sa, e questo dà luogo ai comportamenti meno virtuosi. C'è un altro dato, vi ho detto, questo non ci interessa, un altro dato importante. La spesa sanitaria è aumentata in tutti i paesi europei, non solo in Italia. E tutti i paesi hanno cercato di contenere la dinamica della spesa assistenziale. Perché? Perché è un problema di sostenibilità finanziaria che adesso è rilevante e lo sarà sempre di più negli anni a venire. Negli anni a venire, quando è stato creato il nostro sistema di protezione sociale, negli anni 21, quando c'era la Bonanima, nel nostro paese gli anziani rappresentavano appena il 3% della popolazione italiana, considerando tali gli ultra 65 anni. Oggi rappresentano il 22%, ma il peso preponderante è dato dagli ultra 80 anni, che sono, diciamo, la fascia di popolazione che consuma più beni e servizi destinati alla protezione della salute. Quindi è un problema che riguarda tutta l'Europa, no? E se uno va a vedere, vede che in realtà nel nostro paese la spesa, vi ho detto prima, è cresciuta negli ultimi 12 anni, 14 anni, del 3,9%
in media all'anno, ma ci sono paesi come l'Olanda che è cresciuta quasi dell'8% all'anno, ci sono paesi come l'Irlanda, la Finlandia, la Spagna, il Belgio, la Svezia che è cresciuta più del 5% all'anno. Quando il Tesoro applicò i spending caps, i expenditure ceilings, i tetti di spesa, si è dimenticato che la sanità non si governa con i tetti di spesa. Il paese che per prima ha adottato i tetti di spesa è stato il ministro del Treasury del Regno Unito, il ministro del Tesoro inglese Gordon Brown, quando c'era l'altro governo ora del Labour, non mi ricordo, New Labour, non mi ricordo il nome. E in Inghilterra è stato il paese dove i tetti di spesa non hanno funzionato, perché il tetto di spesa può essere una misura per il governo della finanza pubblica nel breve periodo. Nel lungo periodo il tetto di spesa, siccome la spesa sanitaria dal punto di vista tecnico è una spesa obbligatoria, nel senso che io quelle prestazioni le devo erogare al cittadino perché si configurano come un diritto previsto da una legge, addirittura previsto dalla Costituzione, io amministrazione locale mi trovo di fronte a un'unica alternativa: o erogo la prestazione con un ritardo, quindi creando liste d'attesa, o erogo quella prestazione e non pago il fornitore, quello che è successo nel nostro paese. Perché? Perché con tetti di spesa non governi la sanità pubblica, la sanità la governi prendendo delle scelte. Un'ultima considerazione, questo riguardava il potere, ecco, no, quello che era interessante è che riforma del sistema, interventi di manovre di finanza pubblica volte a contenere la spesa del Servizio Sanitario Nazionale, sommandosi alla recessione, hanno fatto sì che oggi il nostro paese sia tra quelli più industrializzati, quindi non ovviamente dei paesi africani, però tra i paesi più industrializzati dell'OECD, il nostro paese sia uno di quelli che spende di meno per la sanità pubblica. Non in termini di PIL, perché il rapporto al PIL, il PIL è condizionato ovviamente dall'andamento dell'economia, quindi sembra che spendi tanto perché il PIL nel frattempo è crollato. Se uno vede la spesa pro capite pubblica e privata, vede che il nostro paese oggi spende quasi come la Spagna, ma la Spagna è molto più povera dell'Italia, no? Quindi l'effetto combinato, recessione, spending review, tagli vari di lineari su tutti i capitoli di spesa che hanno riguardato, hanno fatto sì che oggi siamo arrivati ad un livello di spesa sanitaria che, se subisse ulteriori tagli in futuro, sarebbe impossibile erogare per molte regioni, soprattutto per quelle in piano di rientro, erogare i LEA, le prestazioni ai cittadini.